colpa dell'euro, colpa del dollaro, colpa del surriscaldamento e del carbonio, colpa di Al Qaeda, colpa dell'arbitro, colpa del prezzo di un barile di petrolio, colpa del barco nel centro storico, colpa di tutti i condizionatori a luglio. Passata 200, 150. Ci si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Così il presidente Napolitano parla durante la cerimonia al Quirinale per la Cina. Hai superato la bancarotta per 150. If you were so against Iran, how come you're not saying, let's impeach Bush now? Impeach Bush now before you can invade Iran. Why don't we impeach him? Impeach Bush. Clinton was impeached for what? A blowjob? Why don't we impeach Bush? All right? Also, were you a member of Skull and Bones from college and Bush? Were you in the same secret society as Bush? Were you in Skull and Bones? Thank you for cutting my mic. Thank you. Are you going to arrest me? Excuse me. Excuse me. What are you arresting me for? Whoa. Is anybody watching this? I'm not doing this. I want to see you. Passa, 900 euro. Noi siamo a una svolta della storia, la storia sta facendo un tornante, la globalizzazione sta presentando a tutto il mondo il suo conto, che non è un conto positivo. Io non ho mai pensato che fosse possibile bloccarla, ho sempre pensato che sia stata una pazzia fatta da pazzi autentici, gli illuminati, i fanatici, lanciarla di colpo. In pochi anni un processo che doveva essere fatto in decenni, più saggiamente, come è sempre stato nella storia dell'umanità. Ma negli anni 90 chi governava, una setta di pazzi, illuminati e fanatici, ha deciso che il mondo doveva andare. Era la terza via di Clinton, era quel mondo, era il mondo della bancarotta. Sta arrivando la bancarotta! No! Come vedete c'è un punto interrogativo poi alla fine, 300 euro. Quali sarebbero i motivi per questo cover-up cosmico? Perché i governi occultano il problema UFO ed extraterrestri? Quali sono le ragioni dei governi? Semplice paranoia. Perché il contatto implica una nuova concezione dell'energia, un'energia libera rispetto al monopolio delle industrie petrolifere ed aerospaziali e automobilistiche. Loro sanno di che risorse alternative si tratta, ma non vogliono mollare la presa. E quando le materie prime saranno esaurite, queste industrie usciranno fuori e diranno: ecco la nuova energia, l'abbiamo inventata noi. I governi avrebbero troppo da perdere sul piano politico ed economico se l'esistenza degli extraterrestri venisse resa nota. I principi propulsivi degli scafi alieni si basano sull'energia elettromagnetica. Si tratta di energia libera che scorre da pianeta a pianeta e non comporta alcun costo economico. Con l'energia libera non esisterebbero bollette della luce e non si avrebbe più bisogno di benzina per la propria auto. Ma il nostro mondo, la nostra società, sono fondati sul consumo di petrolio e benzina. Di fronte all'esaurimento di questi prodotti, l'intero sistema precipiterebbe nel caos e coloro che detengono le leve del comando non sarebbero per nulla intenzionati a correre un simile rischio. Ma ci sono anche motivi di natura religiosa. Basti pensare alle religioni che dicono che lì fuori non c'è nulla. Qualora dovesse essere ufficialmente riconosciuto che la vita è una manifestazione universale, dovremmo necessariamente rivedere alcuni dogmi. E noi siamo troppo conservatori e poco propensi a mettere in discussione i nostri schemi di pensiero e al cambiamento in generale. È quanto balza agli occhi guardando al clima politico degli Stati Uniti. Il passa, 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 il
sbagliato. Allora, il discorso, sono stato qualche mese fa. Cosa c'è, ragazzi? Aspetta. Di che cosa non ne potevate più? Vabbè, lì, ma figurati. Due palle, col signor Raggio. Insomma, alla cosa straordinaria, che quando parlano di signoraggio, hanno ragione. Non è, però è un buco talmente enorme che non ne usciamo più. Se io vi parlo del signoraggio, della stampa, della moneta, ci ho fatto uno spettacolo, li conosco tutti. Dauriti, Cianciarelli, li conosco tutti. Non devi rompervi i coglioni a me, per piacere, sul signoraggio. Fermati. Fermati, hai ragione, ti dico che hai ragione. 200, 150, 150. Quando non hai la libertà, non puoi avere la tua famiglia, la tua nazione, i tuoi diritti. Vivi come uno schiavo. Oggi ci troviamo in una situazione nella quale le cose nascoste diventano visibili. Abbiamo la possibilità di mettere un bastone tra le ruote di questi signori. Ciò significa che l'umanità deve sforzarsi maggiormente per capire cosa sta realmente accadendo. Diversamente, il nuovo ordine mondiale diventerà una realtà. Passa 100, 200, vai. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa. Donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más. Para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock. Estaría buena. Incluso yo propondría un título. La receta del... So they have a really delicate balance to walk between keeping us relatively fearful, but not so fearful that we stop what we're doing and really examine how it is that they've been waiting. Maybe under here. When you have a precedent set like that, and you have somebody, George Tenet, acknowledging in his book that he knew that the administration was deceiving the American people into a situation that is murdering young men and women from this country and others, that George Tenet and Dick Cheney and Condoleezza Rice and George Bush et al. Should be in fucking jail.
I just don't know. La tua presenza mi onora. Metteremo tutto a posto, Pa. Che solo ci provino a fermarci.